Opposizione all'attacco sul nuovo terremoto giudiziario che ha investito il centrodestra. Francesco Ruscelli, Alessandro Caneschi, rispettivamente segretario provinciale e comunale del Partito Democratico, ci vanno giù duro. Nominati riottosi che non rispettano le indicazioni di chi li ha messi in quel ruolo, nominandi che pensano di poter utilizzare il denaro per avere una carica se c'è stato il reato di corruzione, dicono lo deciderà la magistratura, ma già oggi abbiamo atti della magistratura stessa che sembrano evidenziare una cultura politica capace di generare comportamenti inaccettabili e silenzi istituzionalmente incomprensibili. Adesso Amendola ha annunciato le sue dimissioni da multiservizi, dicono i due segretari del PD. Forse dovrebbe fare altrettanto per la società Gastronto, controllata da Estre e quindi altrettanto pubblica come la multiservizi. La destra retina non appare in grado di governare sulla base dei normali criteri di correttezza, trasparenza, valorizzazione delle competenze. Sempre dal PD si alza la voce di Luciano Galli, consigliere comunale. E due, dice, vorrei evitare l'infondata accusa di giustizialismo e preferirei un ragionamento sereno su etica e cultura politica. Tre esponenti del centrodestra hanno adesso un fascicolo con il loro nome in procura, reato grave corruzione. È l'inizio dell'indagine, alcuni passaggi ricostruiti dai giornalisti devono essere meglio chiariti e il magistrato farà il suo lavoro. Ma nell'attesa penso si possa fare una riflessione su etica e cultura politica nel centrodestra retino. Perché queste vicende non le ha raccontate il sindaco, visto il suo ruolo e il suo dovere istituzionale, abbiamo dovuto aspettare di leggerle sui giornali? In altre parole, si chiede Galli, la comunità retina può fidarsi? Secondo Francesco Romizzi, di Arezzo in Comune, dopo Coingas la multiservizi, situazione sempre più preoccupante. Le domande si moltiplicano. La prima non è che la formula usata, avviso proroga cela, in realtà l'autentica natura dell'atto, ovvero un avviso di garanzia. A prescindere dal fatto, dice Romizzi, che il sindaco è innocente fino a sentenza passata in giudicato, da un punto di vista politico cambia la situazione. Che sia per Firenze o Arezzo, a questo punto non fa differenza sotto indagine per l'intera campagna elettorale, addirittura elezioni concluse. Sarà auspicabile che anche la magistratura agisse con maggiore celerità. Non è il caso, secondo Romizzi, di chiarire di che avviso si tratta?